Salve a tutti e bentornati sul canale. E oggi parliamo di app e effettivamente anche le app e quindi anche la tecnologia è spuntata nel mondo delle stilografiche. Un'app che io sto utilizzando da molto tempo per la versione iOS, quindi Apple per i device appunto della Apple, sia iPhone che iPad. Ho provato a cercare la stessa app, sulle versioni per Android, ma non l'ho trovata. Questo non vuol dire che non la fanno, magari semplicemente non sono riuscito a trovarla. Però ne esistono altre molto molto simili, quindi quello che vediamo per questa app, che è la mia preferita, probabilmente vale per tutte le app. Innanzitutto è un'app gratuita, nel senso che è possibile fare una donazione per rimuovere la pubblicità, e è un'app dell'inglese Stash Star LC. Si chiama Stash Star Pen, questa è la sua icona. E quello che ci permette di fare nelle versioni per iPhone e per iPad, che però non condividono lo stesso catalogo, quindi lo diciamo subito, non vi ritroverete le stesse penne se le inserite nell'iPad e poi le cercate sull'iPhone e viceversa, quindi questa è una cosa che non c'è nell'app, ho provato anche a scrivere, ma pare che non sia possibile. Comunque, l'app, molto semplice, permette di catalogare le proprie penne stilografiche e avere sempre con sé, questo catalogo. Io l'ho installata e la sto utilizzando, quindi andiamo subito a vedere come funziona e anche le eventuali personalizzazioni. Questa eccola qui. Allora, innanzitutto si possono aggiungere le foto come vedete, oppure anche non aggiungere le foto, è la stessa cosa. Qui abbiamo un menu che veramente fa poche cose, fra cui una cosa molto interessante è quello l'export delle penne, quindi il catalogo è esportabile. E il rimuovere gli advice che sono qui sotto, quindi pagando, e ho intenzione di farlo nei prossimi giorni perché l'app è veramente molto valida a mio avviso. Si possono rimuovere questi banner e infine il link alla pagina Facebook. Non c'è altro se non l'help e la possibilità di raggruppare e di fare filtri. Andiamo a vedere subito come funziona nel caso volessimo inserire una nuova penna, così lo vediamo subito all'opera. Facciamo un più qui e qui abbiamo subito la possibilità di scattare una foto alla penna oppure di inserire una foto dalla libreria. Se ne possono inserire più di una di foto, adesso andrò a prendere dalla mia libreria. Prendiamo questa, che è una foto che avevo scattato qualche giorno fa, e la si può ruotare in modo da farla riempire nella parte che viene vista e anche ingrandire per inserirla tutta e rimpicciolire a seconda di quello che si vuole e ruotare completamente la foto a seconda della direzione che vogliamo dare. E questa è una cosa molto molto interessante. Per esempio, mettiamola così e andiamo avanti. E poi si possono aggiungere altre foto, quindi si può aggiungere anche un esempio di scrittura o l'esempio del pennino, quello che si vuole. Quindi si inserisce il brand e poi rimangono qui memorizzati alcuni brand principali. Io scrivo qui Pinhider. Questa era l'arco che abbiamo visto sul canale, di cui vi rimando qui su il video. Pinhider e il modello era l'arco. Arco.
Il Pentype, questa è un'app che di default ha una serie di penne rollerball, pencil, quello che si vuole. Questa è una fountain pen, quindi una penna stilografica. Come avete visto, nel caso si volesse editare questo catalogo, è possibile farlo con l'edit, quindi si possono modificare queste o aggiungere delle altre tipo di penne, e tutto l'intero database è modificabile. Refill type, qui io ne ho aggiunte alcuni, per esempio che non c'erano, va con filler, va con Lumatic, un po' così, un po' a caso, ma questa è una pistone, si può anche editare e scriverli in italiano, quindi sarebbe anche meglio. La lunghezza, per esempio, qui si possono usare in millimetri o in inch, non lo so quant'è, non l'ho misurata, e quindi lasciamolo vuoto. Il colore, e qui abbiamo una serie di colori, anche questi editabili a loro volta, e possiamo inserire un colore che in qualche modo ce lo ricorda. Bordeaux, ovviamente i colori se ne possono inserire anche più di uno, per esempio Bordeaux e Orange, per esempio. Poi si possono mettere i tag, molto interessanti. Questi si possono editare, per esempio se è una limited edition, una special edition, una penna moderna, una penna vintage, per esempio questa è una penna moderna e una limited edition. Done, quindi questi sono tag. Poi la location dello storage, cioè dove la teniamo questo, nell'astuccio A, nell'astuccio B, dove vogliamo. E di che materiale è fatta? Per esempio questa è fatta in resina, quindi resin, però possiamo editare anche i materiali. Il tip material, quindi la punta, che materiale è la punta? È 18 carati, no, questo era forse 14 carati. E tip size, questo era un fine. E la purchase, questi qui, dove l'ho comprata, quando l'ho comprata, che prezzo l'ho pagata. Per esempio sul prezzo posso anche indicare yen, dollari e tutto assolutamente editabile. E poi una parte che ho aggiunto io relativa all'inchiostro. Allora, l'ho inchiostrata, sì, yes. Che inchiostro attualmente ho dentro, e posso inserire l'inchiostro oppure scegliere nei suggerimenti gli inchiostri che ho già usato. Per esempio, adesso questo è semplicemente di prova e diamo il diamine Dark Forest, anche se non è vero. La data in cui l'ho inchiostrata, per ricordarmi da quando l'ho inchiostrata, oppure se la penna l'ho venduta. Quando l'ho venduta, questa è tutta una parte che ho inserito io, e infine delle note. Direi che l'app è veramente ben fatta. Una volta inserita tutta, diciamo, la nostra anagrafica della penna, facciamo done e la penna ce la ritroveremo fra le pinhider. Eccola qui, avevo già un arco, che era sempre questa, l'avevo già inserita, e qui l'ho reinserita per prova, quindi potrei anche cancellarla. E il bello è che adesso io le ho raggruppate, grouping on, le ho raggruppate per brand, quindi per marca che produce la penna. Però potrei anche raggrupparle, per esempio, per colori, per lunghezza, per qualsiasi campo, veramente veramente ben fatta. Non solo, ma potrei anche applicare un filtro. Per esempio, applichiamo un filtro alle penne inchiostrate. Inked, done, e adesso lui mi dovrebbe mostrare le penne, solo le penne attualmente inchiostrate. Quindi non tutte le penne, ma solo quelle che hanno yes nel linked, per esempio, nell'inchiostrata. Infatti qui c'è inchiostrate sì nel filtro. Poi
posso anche rimuovere e appunto posso, così mi vengono mostrate tutte le penne che ho e con la relativa anagrafica. Per esempio, vediamo questa Duocart. La Duocart è una fountain pen, una penna converter di colore Bordeaux. Non ho usato tag, quindi non ho un tag, non ho una location, mi ricordo da solo dov'è, dovrei scriverla. Di che materiale è fatta? È resina, plastica, quel che è, e qui abbiamo resina. Che tipo di pennino? Un 14 carati F. Dove l'ho comprata? Da Mazza Stilografica. Ok, è inchiostrata? No. L'ho venduta? No, e non ho note. E questa è una. E poi, per esempio, posso scorrere le varie foto che ho scattato su questa penna, per esempio, anche come scrive. E non solo, ma se io faccio un doppio tag o un doppio tap, ho anche la possibilità di sharare la foto, cancellarla oppure vederla grande e quindi qui anche allargare la foto. E, ripeto, è una delle tante app, non è l'unica app, però visto che la tecnologia oggi ci viene incontro, meritava anche questa di essere mostrata. Ne ho scoperte altre sullo store dell'Apple e sicuramente ne esisteranno di simili sullo store per Android e direi che è veramente ben fatta e sono, diciamo, una di quelle app che merita di essere installata sul nostro device. Adesso, per esempio, andiamo a ricercare la nostra Pinhider un po' velocemente e vediamo. Ad esempio, come possiamo cancellarla? Qui le penne sono tante perché, come sapete, innanzitutto non cancello le penne che, per esempio, non possiedo più, quindi ne ho veramente molte. Adesso, visto che è doppia, voglio cancellare questa Entity. Qua posso anche duplicarla, per esempio, e configurare attributes che sono appunto quelli che vi ho fatto vedere, che è la parte per esempio sold che ho inserito io. Adesso questa la cancellerò e ho cancellata l'arco. Per esempio qui abbiamo la Platinum, questa è la Shingyo con il relativo colore, limited edition. In genere poi nelle note mi segno anche limited edition, July 17, Monte Fuji e il numero di serie della penna. E bene, spero che il video vi sia piaciuto, fatemelo sapere nei commenti e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!